Seconda festa della Madonna del Silenzio ad Avezzano, nel nuovo santuario, il primo al mondo dedicato a questo titolo mariano, aperto il 13 maggio del 2020, voluto fortemente da Papa Francesco. Il giorno della festa è stato anticipato da un triduo di preparazione presieduto da tre vescovi, Monsignor Giovanni Massaro, vescovo dei Marsi, Monsignor Emidio Cipollone, arcivescovo di Lanciano Ortona e Monsignor Pietro Santoro, vescovo emerito dei Marsi. Innanzitutto questa festa ci ricorda il valore fondamentale del silenzio. Ecco, in un mondo pieno di fake news, di brutte notizie e anche di paura, ecco, il silenzio è la risposta d'amore di Dio, è questa freccia lanciata verso il cielo, è il suono del silenzio. È importante che noi ascoltiamo il suono del silenzio poi per dare parole musicali di speranza e di bellezza agli altri. Quindi da una parte il valore fondamentale del silenzio, che è un invito grande alla preghiera, ma anche poi ad usare parole giuste verso gli altri, perché soltanto una parola che nasce dal silenzio può essere una parola vera, una parola autentica da donare agli altri. La Madonna del Silenzio, quali insegnamenti può darci? Nella gestualità, una mano che ci dice fermati, in un mondo fast dove tutti corrono, fast web, fast food, e nella velocità non comprendiamo né noi stessi, né Dio, né gli altri, noi ci dobbiamo fermare, perché se ci fermiamo possiamo scoprire il cielo dentro e fuori di noi. Solo se ti fermi puoi ripartire meglio anche a lavorare, solo se ti fermi puoi ricominciare a sognare. E poi la seconda mano ci indica il cielo: siamo destinati all'eternità, siamo destinati al cielo, e allora è un modo che dobbiamo amare di più, e quindi forse non dobbiamo odiare e non fare la guerra, non solo la grande guerra, ma anche le piccole guerre che ci sono alle volte nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Ecco, questo voglio specificare, è il primo santuario, il primo tempio al mondo dedicato alla Madonna del Silenzio, una devozione personale del Santo Padre. Ecco, lui una icona l'ha messo al Palazzo Apostolico nel cortile di San Damaso. Davanti a questa copia dell'icona c'è una guardia svizzera che veglia, e tutte le persone che vanno a incontrare il Papa incontrano quest'icona, e poi anche nel suo studio personale. Quindi il Papa l'ha messo proprio contro la maldicenza, lo sparlare, perché le armi che possiamo usare, anche le armi del diavolo, sono lo sparlare, la calunnia e l'invidia. Allora noi dobbiamo colorare il mondo e non sporcare il mondo con le nostre parole. Coloriamo il mondo nella speranza e nell'amore di Dio.